Un giudizio sui respingimenti dal punto di vista tecnico, sono legali o non sono legali? Sì, secondo me sì. Ma i magistrati, le procure si stanno ribellando. Sì. Lo dico, sì. Io ho su questo. Come le giudica? Le giudico malissimo. Le procure ribelli? Come giudico male? Io ho anche chiesto ed è stato. Ma vanno punite, cosa va fatto? Una. Le punizioni non ci sono. E cosa va fatto? La punizione non ha risolto mai niente. Vanno disattese le opinioni discordanti. Il magistrato, dice la Costituzione, è soggetto soltanto alla legge. Adesso siamo arrivati al punto di dover dire, speriamo che i magistrati siano soggetti almeno alla legge. I magistrati vogliono adattare la legge ai loro convincimenti personali. Questo è l'errore di fondo. Il pubblico ministero non può dire che disapplica una legge dello Stato, comunque lo giustifichi. Il pubblico ministero può, perché questo è nella Costituzione, ricorrere alla Corte Costituzionale nei casi in cui la legge, ma non può né dire non applicate la legge, così come hanno fatto a Lampedusa e così come stanno facendo tanti pubblici ministeri. E cosa farete voi del CSM? Ma io ho chiesto, stavo per dirglielo, che da noi si chiamano così, che venga aperta una pratica per valutare questi comportamenti. Cioè per valutare i comportamenti di tutti coloro sotto quali, inchiesta, in parole povere, giudici di pace o giudici ordinari non applicano o diffondono la, l'opinione che non si debbano applicare le leggi. Tra l'altro c'è un piccolo reato che si chiama quello di disobbedienza alle leggi. Come si chiama? È disobbedienza alle leggi. Disobbedienza, è proprio un reato, disobbedienza, in cui rischiano di incorrere, e dove dovete giudicare molto, voi? Molto teoricamente, però esiste. Dove i giudici siete voi, CSM, giusto? No, dove i giudici sono i giudici ordinari. I giudici stessi, quindi si potrebbe aprire questo conflitto, eccetera. Finirà la legislatura, Silvio? Sì. Nonostante tutti i casini che lei ha profetizzato, ce la farà, e come farà? Beh, il consenso del Paese è forte. Quindi questo gli parla. Ma questa è una domanda che fanno tutti coloro che non lo conoscono. Perché se lo conoscessero si renderebbero conto che il presidente ha, per dirle in gergo, qualche marcia in più degli altri. Ha delle capacità che gli altri non riescono a realizzare, perché si sta facendo di tutto per dimenticarlo, ma da quando esiste la Repubblica, quello che ha fatto il presidente Berlusconi all'Aquila non l'ha mai fatto nessuno. E vogliamo comprendere che soltanto chi ha delle capacità di azione superiori agli altri può realizzare questi risultati e che è, come dire, cautamente, non accettabile che si parli d'altro e si faccia dimenticare questo risultato enorme che ha tolto dei cittadini italiani dalla tenda. Allora, posso dire una cosa, sul risultato in sé non è solo lui ma anche altri. Posso dire però, lei ha ragione su un punto quando dice nessun premier si è mai preoccupato così tanto, è già solo questo, agli occhi degli italiani, lo dico sinceramente, cioè uno dice però alla fine si preoccupa dei terremotati, ci va, affronta, si piglia pure i fischi, cioè alla fine anche questo timore dei fischi secondo me è anche sbagliato, perché alla fine lui affronta anche il dissenso che è normale in democrazia. Questo ha ragione lei, ma chi mai è andato in Irpinia 50.000 volte piuttosto che nelle Marche o a Colfiorito? E chi mai in Irpinia è andato alle case in 8 mesi? Ma non solo Berlusconi quello Berlusconi e anche altri.
la regione Trentino. Però è vero, hai ragione, la gente poi lo identifica in lui, cioè nello Stato. Quindi lui diventa, su questo sono assolutamente d'accordo con lei. Ma sa qual è la capacità di un leader? È scegliersi i collaboratori. Perché lei ha detto poco fa, sì, non è un merito suo, è un merito che ti ha, è verissimo. Ma li ha scelti lui. Ma gli ha scelti lui, gli altri li ha spinti lui, gli altri li ha incoraggiati. Però scusi, frequenta troppe donne. E soprattutto troppe donne leggere. Questa è la prima volta che sento un uomo criticare un altro uomo perché frequenta le donne. Ma forse se fosse stato gay l'avrebbero criticato di ma meno. Ma questo non lo so, non voglio esprimere giudizi. Ma insomma mi pare che non si possa giudicare un premier per il fatto che frequenta le donne. Okay. Quelli sono affari suoi. Gli italiani la pensano come lei. Perché la sua popolarità non è calata, cioè se è calata è calata un pochettino per altri motivi, non per quel motivo lì, anche perché nessuno di noi è santo, penso, pochi. Io non sono santo, lo dico subito perché così. Lei è santo? Non la santità non appartiene all'uomo, appartiene ai santi. Due ultime domande. Uno, un magistrato può anche essere massone, quindi uno anche ai vertici della magistratura può essere massone. Ovviamente, lo dico perché... Se lo merita, certamente, sì. Secondo me. Oggi non è possibile. In teoria. Oggi non è possibile. Ai vertici. Perché se un magistrato fosse dichiaratamente massone... certamente farebbero di tutto per estrometterlo dalla magistratura. Però lei ha detto che i magistrati massoni ci sono e che non è detto che siano cattivi magistrati. Certo. Ok.